Bene, allora anche a Cesare Mastini lo stesso quesito. Come vede il lavoro a San Severino? È vero, fare impresa a San Severino sulla vallata del Potenza, in particolare l'entroterra, è molto più difficile che farlo su altre parti del territorio. Questo l'amministrazione lo deve ben capire e lo deve avere in mente e deve cercare di agevolare. Gli imprenditori non chiedono sussidi, chiedono comunque di essere in condizioni di poter lavorare tranquillamente. Allora, cosa deve fare l'amministrazione? Dai una prospettiva certa, sicura, il piano regolatore. Il piano regolatore dà una prospettiva a loro, quel piano regolatore che l'amministrazione proposta da Gilberto Chiodi vuole annullare, quindi significa tornare indietro di 10 anni. Quel piano regolatore dà la possibilità di delocalizzare, quindi potendo recuperare sotto l'aspetto urbanistico gli opifici all'interno del centro storico. L'amministrazione precedente ci ha lasciato un contenzioso di 120.000 euro, 120.000 euro di contenzioso, avvocati che ci siamo rifiutati di pagare e non abbiamo liquidato perché è un contenzioso dovuto all'assegnazione delle aree dei lotti industriali, quei lotti che sono stati assegnati in modo poco trasparente e ancora c'è qualche lotto che grida vendetta perché non siamo stati riusciti neanche di poter far sì che chi l'aveva assegnato avesse potuto realizzare perché c'erano dei regolamenti che ce l'hanno impedito. Ricordo però che ci sono delle aziende che a quel tempo volevano rimanere a San Severino, non gli è stata data la possibilità, quelle aziende si sono trasferite sulla vallata del Chienti, i 20 dipendenti oggi sono diventati 100 e quelle aziende stanno chiedendo ulteriori ampliamenti. Noi abbiamo permesso alle aziende di poter colloquiare tra di loro, quindi anziché scontrarsi come aveva fatto l'amministrazione precedente, e abbiamo realizzato all'interno dell'area industriale, quindi dove era il PIP6, ulteriori 4 lotti. C'è un'azienda, credo che erano, non so da quanti anni che a San Severino non veniva più, ha preso un lotto un'azienda del Piceno, si sta trasferendo a San Severino e ha già presentato il progetto e sta aspettando l'autorizzazione dalla provincia perché il settore di intervento quindi richiede un'autorizzazione dalla provincia. Quindi questo ritengo che veramente è un altro fiore all'occhiello dell'amministrazione Martini, quindi essere stata vicino agli imprenditori che meritano non la nostra riconoscenza, ma veramente credo che c'è da mangiare sul serio dove passano, perché gli imprenditori di San Severino si caratterizzano per l'amore che hanno al lavoro, al lavoro. Bene, allora adesso cambiamo tema, parliamo di centro storico. San Severino, forse ha meno di altri centri il problema di mantenere gente in città, però rimaniamo in centro senza spostarci dalle frazioni. Come vivacizzare, questo almeno chiedono alcuni cittadini, il centro storico settempedano? Risponde ancora Cesare Martini. Ma il centro storico settempedano è il cuore della città, si è sempre detto. Allora, bisogna assolutamente ricercare il coinvolgimento degli operatori del centro storico. Allora, operatori economici e residenti all'interno del centro storico. Mi dispiace che Gilberto Chiodi ha dato ancora una volta un'immagine negativa della città. Questo è un vizio purtroppo che c'ha. L'ha fatto con Sgarbi e l'ha fatto nell'ultimo intervento qui, parlare di una città sporca, ma non fa male all'amministrazione, fa male alla città, perché non è vero, la città di San Severino non è sporca e lo invito a vedere gli email che arrivano di encomio dai turisti che ancora stanno arrivando a San Severino, perché quell'operazione della mostra c'ha l'onda lunga ancora e noi dobbiamo sfruttarla, quindi va valorizzata. La città non è sporca, la città di San Severino è migliorata notevolmente con gli interventi che sono stati fatti, con la riqualificazione che si sta facendo, perché questo passo dopo passo, quindi la città deve essere più vivibile e la città deve essere vivibile non a livello di slogan, deve essere vivibile con gli interventi, con il coinvolgimento degli operatori. Non è una città sporca, è una città ordinata, vanno coinvolti ulteriormente gli operatori, vanno coinvolti gli operatori, ci stanno seguendo perché gli operatori non li abbiamo messi in contrapposizione. Anche quegli interventi piccoli, banali, che si stanno vedendo in questi giorni, quindi dare la possibilità alle attività commerciali di poter occupare lo spazio all'esterno della loro attività, questo credo che vada in questa logica, che vada visto con questo
con questo spirito, quindi l'amministrazione vicina ai cittadini, vicina agli operatori e disponibile a poterli supportare. I contributi che sono arrivati dalla Regione grazie al Centro Commerciale Naturale, quindi al progetto, e ancora stanno venendo con la riqualificazione di tutto il centro urbano, è solo un primo passo, per cui eccolo perché è importante proseguire con questa amministrazione, perché dei primi passi sono stati fatti e quindi bisogna seguitare su questa scia. Allora, Gilberto Chiodi, stessa domanda anche a lei. Il centro storico di San Severino Marche va rivitalizzato. Prendo lo spunto dall'ultima dichiarazione di Cesare Martini, che quando dice è necessario continuare a sostenere questa amministrazione per evitare di buttare all'aria 5 anni di governo. Guardate, io dico questo, è necessario non votare l'amministrazione Martini, perché così blocchiamo 5 anni di immobilismo. Dire che la città all'interno del centro storico non è sporca è assolutamente un errore, e faccio proprio degli esempi in maniera proprio chiara, evidente, citando delle vie. Basta farsi dei giri, e credo che Cesare Martini è circa 3 o 4 anni che non va più a passeggiare all'interno di queste vie, via Massarelli, via Salimbeni, via della Pitturetta, piazza Madonna dei Lumi, sono realtà ancora non derattizzate, sono realtà oggettivamente sporche, ma questo c'ha un motivo, c'ha un significato, bisogna dirlo in maniera altro anche chiara. Non ci sono operatori ecologici che sono, come dire, in termini numerici, che possano coprire in maniera chiara questa realtà, quindi si preferisce fare altre cose, non pulire il gioiello pulsante della nostra città, che è il centro storico, che è il Castello al Monte, che è la Piazza del Popolo, che sono delle realtà in cui c'è la nostra tradizione, ci sono le nostre radici, c'è la nostra storia, e credo che su questo ogni amministrazione è dotata di senso civico. Non c'è bisogno di essere politicamente corretti o scorretti, basta avere senso civico, e credo che su questo tutte le amministrazioni di qualsiasi colore debbano necessariamente puntare, perché far trovare il nostro gioiello, la nostra splendida piazza, i nostri vicoli del centro storico, la cosiddetta Piazza Padella, che è veramente un gioiello di architettura, devono essere puliti. Via Salimbeni senza San Pietrini, anche oggettivamente pericoloso, non è possibile poterci camminare, c'è necessità di un intervento forte, diretto, di pulizia. Prima occorre pulire la casa e poi ricevere gli ospiti, per il resto è sbagliato. Forme diverse di governo non ci appartengono, non ci piacciono e bisogna denunciarle. San Severino Marche, come ci ricordano i cartelli stradali che danno il benvenuto in città, è un luogo d'arte. Negli ultimi anni è diventata famosa anche per aver ospitato grandi mostre, ovviamente non stiamo parlando solo della mostra sul barocco. Ecco, io le chiedo, si continuerà su questa strada, su questi grandi eventi, oppure San Severino Marche non è una città turistica e quindi vuol puntare su altre strade? Risponde sempre Gilberto Chiodi. San Severino Marche è città d'arte, e quindi come tale San Severino Marche deve puntare sul turismo, sull'arte, sulla cultura, sulla valorizzazione del nostro patrimonio, e anche riscoprire i nostri grandi personaggi che hanno fatto la storia della nostra città. Potrei citare Bartolomeo Stagio, Stagio Divini, ce ne sono tantissimi, e quindi noi proseguiremo nella organizzazione dei grandi eventi e dei grandi manifestazioni per riscoprire la nostra storia, la nostra tradizione e le nostre origini. San Severino ha dato i natali a moltissime persone, su questo noi dobbiamo puntare, su questo noi dobbiamo inventarci dei grandi eventi che non possono però durare limitatamente del tempo. Noi abbiamo fatto una nostra proposta all'interno del nostro programma elettorale, formato da 42 cartelle, a differenza di quello che ha fatto Cesare Martini, formato da 12 pagine compresa la copertina, quindi voglio sapere che cosa ci può essere scritto sulla cultura. Dobbiamo necessariamente far sì che le grandi eventi e le grandi mostre possano durare nel tempo, magari attraverso delle forme diverse di comunicazione, fare ciò che è stato fatto per Filippo Vigioli, cioè fare il grande evento, fare la grande mostra, la grande pubblicazione, e poi mantenere i bozzetti nella nostra città. Abbiamo riaperto nell'amministrazione Eusebi dal 96 al 2006 l'intero piano nobile del comune, dedicando la sala Vigioli come ricordo, come memoria del grande evento
l'evento della mostra su Filippo Bicioli. Beh, è necessario fare questo, è necessario fare il movie, è necessario ricordare la prima forma di arte importante che è la cinematografia, dove poter lanciare la proiezione delle immagini dei grandi eventi, delle grandi mostre, delle grandi pitture, dei grandi quadri, della grande arte. Poi dobbiamo fare un'altra scommessa con la città e dobbiamo fare un'altra scommessa con tutto il nostro territorio, puntare sulla riqualificazione della nostra tradizione, ma puntare anche sull'arte moderna, sul design, sull'arredamento, su tutto ciò che regna e domina nella nostra realtà. Questa è la grande sfida della città d'arte per un turismo vincente sul nostro territorio. Allora, Bicioli, Barocco, San Severino, Martini, continuerà ad essere la città delle grandi mostre, dei grandi eventi, la città d'arte che tutti conosciamo? Sì, prima di tutto il programma, sono 12 cartelle, è vero, e ringrazio Gilberto Chiodi perché la filosofia e la politica è quella di tanti fatti e poche chiacchiere. E l'abbiamo dimostrato con i fatti, appunto parlo di fatti. L'ultima mostra fatta dall'amministrazione Eusebi ha lasciato un debito di 40.000 euro, Bernardino Amariotto, che la Regione Marche ha finanziato, quindi siamo riusciti a chiudere quel bilancio in deficit. La mostra sul Barocco si è chiusa con un deficit di 1.300 euro e col contributo ministeriale che ancora deve essere assegnato. 20.000 euro sono stati presi dal bilancio del comune, il resto sono tutti contributi esterni, sia dei privati che pubblici. Questo la dice lunga sul modo di operare dell'amministrazione. Certo, Sgarbi credo che è il genio della sregolatezza, ma è molto genio e tanta sregolatezza per quello, almeno si è comportato per quello che riguarda San Severino. C'è un progetto che credo sia particolarmente ambizioso ma molto concreto, la riapertura di Palazzo Coglio, riportando tutti gli arredi che oggi sono ammucchiati sopra al Palazzo Servanzi. Questo è un progetto che si sta portando avanti insieme a Vittorio Sgarbi, al quale preannuncio stasera tra l'altro chiederò il consenso del Consiglio Comunale, quindi proporremo la cittadinanza onoraria perché l'ha meritato e non meritava tra l'altro quello sberleffio che ha ricevuto proprio da Gilberto Chiodi, ma non meritava la città relativamente al suo compenso, quel compenso che Sgarbi non ha percepito perché c'è stato un disguido, un errore da parte dei suoi consulenti tecnici contabili, perché ci hanno dato un conto corrente, quindi con un problema che c'aveva con Equitalia. Gli è stato fatto un danno enorme alla città, visto tant'è vero che Sgarbi non è intervenuto, quindi questo a dimostrare il vero delle mie affermazioni. Ma non finisce qui questa storia, perché non è possibile offendere una città e candidarsi poi sindaco, questo è grave. Lo dico in tutta tranquillità, senza nessun rimprovero, ma con amarezza di cittadino e di amministratore. Gli eventi vanno fatti, se poi sono grandi eventi non lo so, ma gli eventi vanno fatti, perché San Severino ormai si è identificata, quindi come città d'arte, quindi come proposta veramente qualitativa sotto l'aspetto culturale. Questo grazie al patrimonio che ha, ma grazie appunto agli eventi sia dell'amministrazione Eusebi sia dell'amministrazione Martini, perché ormai ha dato un'identità. E dico questo, il punto di riferimento c'è, cito due esempi che sono stati poco evidenziati, forse anche per colpa nostra. La prima festa della Repubblica è venuta a San Severino, due manifestazioni in 5 anni delle strade della solidarietà della Fondazione Banca Marche, ai quali tra l'altro faccio le congratulazioni e gli auguri per il buon lavoro, quindi ha rinnovato CDA.